ragazzi, oggi grande avventura. Ci stiamo dirigendo verso l'altopiano della Marcesina per andare alla scoperta del formaggio Lago Rai gusto contadino. E vi do un'anticipazione: con questo formaggio ci facciamo un gran bel piatto, dei ravioli in pasta di patate, ripieni appunto di formaggio Lago Rai con della ricotta, insomma facciamo un gran bel ripieno, e in abbinamento, per dare una nota un po' amara che ci sta tutta, ci mettiamo una crema di Catalogna. Ciao Davide. Parlo piano, non voglio dar fastidio. Fantastico qua. Hai visto il bel posto? Meraviglioso proprio. Senti, ma come vivono qua le mucche? Ma vivono come vogliono, vedi, al pascolo, libere di fare quello tranquille, che vogliono. Tranquille, proprio indipendenti. E immagino che l'alimentazione si basi sull'erba fresca, non tanto sul fieno. Sì, tutto sul pascolo, e per una parte noi la trasformiamo anche in fieno per l'inverno. Ok, ok. Ma qua producete il formaggio Lago Rai, giusto? Qui mungiamo e tutti i giorni trasportiamo il latte in un caseificio a valle. Ma quindi devo andare alla scoperta di questo formaggio, devo scendere. Ti saluto, Costante. Ciao, ci vediamo. Fiorenzo! Oh, buongiorno Davide. Buongiorno. Allora qua si produce il formaggio Lago Rai. Qua si produce il formaggio Lago Rai e lo si stagiona. E lo si stagiona. E mi dici quattro peculiarità di questo formaggio, almeno quattro. Beh, guarda, la cosa è abbastanza semplice per me. Latte locale, grande artigianalità nella produzione, quindi i nostri casari sono al centro dell'attenzione. Certo. Perché la manualità è cosa importante. È fondamentale. La tradizionalità della ricetta, perché è qualcosa di unico, è solo nostro. E la stagionatura. Infatti vedo che qua abbiamo proprio le assi di legno per farlo stagionare. Sì, noi crediamo che l'asse di legno di abete sia un ottimo supporto per far traspirare bene il formaggio e per stagionarlo al meglio. Certo. Davide, adesso ti faccio assaggiare un pezzo di territorio. Meno male. Allora, io con questo formaggio vado a fare la ricetta, quindi ti saluto, caro mio, perché sennò poi perdo l'ispirazione. Grazie, perfetto. Vado. Vai. Ciao. E parla bene. Ma sì! Cominciamo dalla cottura delle patate, siamo ovviamente in cucina, facciamo la stessa pasta degli gnocchi, quindi patate, si parte dall'acqua fredda per avere una cottura omogenea. Ovviamente le facciamo cuocere fino a quando la consistenza risulterà morbida. Allora, nel frattempo che le patate cuociono, noi ci dedichiamo al ripieno, quindi partiamo con il formaggio Lago Rai gusto contadino. Io l'ho scelto perché ha questa dolcezza che si combina perfettamente con l'amaro invece della salsa che andrà ad accompagnare questi ravioli. Lo tagliamo a cubetti e lo mescoliamo con un po' di ricotta per fare proprio un ripieno bello cremoso. Prendiamo la nostra Catalogna, o comunque prendete anche altre erbe amare, poi se vi piace un gusto un po' più dolce fate voi, prendete anche delle coste, comunque delle erbe, ok? E cominciamo prima a togliere la parte più bianca, che è quella un pochino più fibrosa. Qua nel frattempo le lascio in una ciotola, ci pensiamo dopo, che adesso è ora di fare l'impasto. Allora, qua le patate sì, sono belle morbide, devono essere morbide, così fatichiamo meno. Poi io le patate le schiaccio così, non sto lì a sbucciarle, le taglio a metà, ognuna, e poi ovviamente la parte tagliata la metto rivolta verso il basso, in modo tale che poi solo la buccia rimane all'interno dello schiacciapatate, no? E poi ovviamente con una forchetta la togliamo. Patate intiepidite, uovo intero e un tuorlo.
Adesso aggiungiamo la farina. Prendiamo la pentola perché adesso dobbiamo cuocere la Catalogna e successivamente i ravioli, quindi riempiamola di acqua, sale grosso. Adesso caliamo, no, come si dice in gergo, la Catalogna, la facciamo bollire per circa 10 minuti. Ora prendo cipolla, voglio far rosolare un leggero soffritto, insomma, con cipolla e burro, perché poi ovviamente la Catalogna la faccio un po' saltare, che perde quel sapore di lesso. Per avere una crema a base di Catalogna cremosa e vellutata, faccio una sorta di pappetta con amido di mais e acqua. Poi questi ravioli, quando li scoleremo, li passeremo proprio nel burro e li piastreremo, un po' come si fa con i ravioli cinesi. Facciamo magari un ghirigoro un po', no? Con la crema. Un po' di movimento, prendo un po' di Catalogna, la ungo leggermente e la dispongo sopra. Perfetto, io direi che ci siamo. Sentiamo, sì cari, qua abbiamo proprio la crosticina. Ripieno dentro, che combinato alla ricotta ci dà la possibilità di avere questa crema, guardate, vedete? E è un miscuglio tra parte filante e parte cremosa, quindi io credo proprio che questo qua sia un ripieno veramente equilibrato. Adesso assaggiamo, prendiamo anche un po' di crema di Catalogna e via. Come vi dicevo all'inizio, abbiamo proprio un perfetto equilibrio tra parte amara, tendenza dolce. Un piatto veramente da fare, ve prego. Grazie per essere arrivati fin qua, noi ci vediamo al prossimo video.